Salve a tutti, io sono Alimaster, bentornati su Call of Duty Vanguard. Oggi siamo in questa modalità gioco delle armi. E praticamente come funziona? Quando noi facciamo un'uccisione ci cambiano l'arma, questo semplicemente. Ce lo decide praticamente il gioco. Adesso ragazzi mi devo un attimo concentrare che all'inizio con i coltellini non è molto semplice. Oh. Niente. Devo recuperare. Allora. Allora, eccolo qui. Bene, bene. Adesso incomincia la vera partita. Vediamo di qua. Ok, ho ucciso pure col coltello. Bene, bene. Purtroppo ho finito le munizioni del mitragliatore, quindi mi devo arrangiare con i coltellini da lancio. Ma qui non si può andare. Bene, bene. Questo. Qui non c'è nessuno. Proviamo a vedere qua dentro. La cosa che non mi piace per niente è che quando all'inizio abbiamo i coltelli da lancio, non possiamo usare neanche il coltello da vicino. Bene, bene. Questo qua non so neanche che cos'è. Ah, ok. Niente. Non era molto utile come... Ah, lanciatore MK11. No, non lo conosco. Dove sta questo? Niente. Da dove? Ah, da dietro. Non l'avevo visto. Ok, ho ucciso. Adesso ho il coltello da battaglia perché ovviamente le munizioni sono finite. Vediamo qui dentro, niente di che. Vabbè. Sempre la stessa storia. Oddio, cimitero. Ragazzi, mi devo ancora ambientare al massimo questa mappa. L'importante è arrivare tra i primi tre. Ovviamente noi puntiamo al primo posto. Vabbè. Retrocessione arma, no, ragazzi. Brutta storia. Siamo ritornati all'inizio. Oddio. Bene. No, 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 non va bene, non va bene. La mia mira. Ah.
20 secondi, dai che ce la faccio in testa. Niente, nessuna promozione. Vabbè. Ah. Dai, tanto ragazzi, ho fatto 15 uccisioni, quindi mi merito il primo posto. Con questa partita abbiamo verificato che se ti trovi con due coltellini in guerra, con un nemico davanti, soprattutto se ha il mitragliatore, è un po' difficile vincere la partita e comunque ho trovato molto interessante questa modalità perché almeno dal mio punto di vista era una novità. Quindi fatemi sapere se già la conoscevate oppure no. E per oggi è tutto, vi saluto e ciao da Valmaster!